idrosadenite suppurativa. Ne parliamo con il dottor Antonio Castelli, direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia Valtiberina Arezzo, ospedale San Donato di Arezzo, e do il benvenuto al dottor Aldo Cuccia, che fa parte appunto dello staff del dottor Castelli, dermatologo, e al dottor Enrico Andolfi, chirurgo. Spieghiamo bene di che cosa stiamo parlando, dottor Castelli. Stiamo parlando di una malattia che fino a qualche tempo fa purtroppo aveva poche opportunità di miglioramento o di risoluzione, e come per tantissime altre malattie, grazie alla ricerca e al progresso, oggi invece abbiamo a disposizione delle armi estremamente efficaci per questa patologia. Diciamolo, perché molte persone con questa patologia, insomma, tendono un po' a chiudersi, no? Certamente, perché a volte di fronte a delle risposte non efficaci o non sicure da parte di noi medici, il paziente ovviamente, dopo vari tentativi, come dire, rimane un pochettino scoraggiato. Benissimo. Ecco, allora grazie per averci dato questa opportunità, proprio per dire a questi pazienti che non è più così, che le cose già da qualche anno sono cambiate e, come spiegherà meglio il dottor Cuccia, abbiamo possibilità di risoluzione grazie alle terapie innovative. Volevo aggiungere anche una cosa, come vede Susanna, c'è qui anche un chirurgo, parliamo di una malattia dermatologica. Un approccio multidisciplinare, no? Brava, ecco. E, diciamo un po' la modalità moderna di fare medicina. È uno slogan semplice ma secondo me efficace: il paziente al centro del percorso diagnostico-terapeutico. Mm-hmm. Perché molte malattie coinvolgono più organi o coinvolgono più competenze. Certo. E quindi è chiaro che uno specialista da solo sarebbe, come dire, potrebbe vedere solo un aspetto o curare o prendere in cura il paziente solo per alcuni aspetti della malattia. Oggi non si può fare così, perché non deve essere il paziente che deve cercarsi gli specialisti, ma devono essere gli specialisti che mettono al centro il paziente. Che bello! E quindi abbiamo il chirurgo, lo facciamo con molti specialisti. Ora qui no, c'è la chirurgia. Presentiamo questa patologia, certo. Quindi ecco, cerchiamo di far capire agli utenti, certo, il percorso. Certo, quindi lo facciamo con la chirurgia dello staff del dottor Marco De Prizio, collaboriamo con loro anche per esempio sul melanoma, perché il dottor Andolfi siamo insieme al tavolo a fare il linfonodo, certo, sentinella. Quindi per molte patologie oggi collaboriamo col gastroenterologo, con l'immunologo, con l'allergologo, quindi poi ci torniamo un attimo nel bene. Il paziente al centro, questo. Andiamo dal dottor Cuccia. Allora, dottor Cuccia, spieghiamo un po' di che cosa stiamo parlando e come questa malattia può essere scatenata, mi permetta questa parola. Allora, questa malattia dal nome è un po' difficile, idrosadenite suppurativa. Sì, infatti è stato uno scioglilingua. È una malattia cutanea, infiammatoria e cronica ricorrente, che vuol dire che è una malattia che ha un lungo decorso a partire dall'esordio, che è anche molto precoce, come vediamo, diciamo mediamente i pazienti sono molto giovani quando iniziano ad averla, sui 21-22 anni. Quindi colpisce molto in giovane età? Può iniziare in giovane età, intorno ai 21-22 anni, e avere un decorso cronico, caratterizzato da miglioramenti e peggioramenti. Quindi altalenante. In un 30% dei casi c'è un'ereditarietà della malattia, infatti la genetica è importante, cioè ci vuole una predisposizione ad averla. Se andiamo avanti con la slide, vediamo che è un'infiammazione che colpisce le ghiandole sudoripere apocrine. Praticamente sono le ghiandole che producono sudore, che sono localizzate in alcune sedi corporee che sono quelle interessate dalla malattia. Vediamo infatti che soprattutto ascelle e inguine sono sedi interessate, ma anche i glutei, la zona perianale, e soprattutto nella donna la regione pettorale, le ghiandole mammarie. Andiamo con la prossima diapositiva e vediamo più schematicamente, avanti con la diapositiva, le sedi interessate. Quindi sono sedi ad alto impatto sulla qualità di vita. Perché? Perché io penso soltanto al vestirsi. Per vestirsi? Cioè. Ma per una serie di motivazioni, perché la malattia all'esordio può avere delle lesioni che sono poche, e quindi se andiamo avanti vediamo con la diapositiva, diciamo, perché proprio qui è un discorso di patogenesi, quindi il follicolo come origina dalla ghiandola sudoripara e dal follicolo pilifero di queste aree, certo, che va incontro a un'occlusione e un'infiammazione. Ma se passiamo alla prossima diapositiva,
Avanti con la biopsia, vediamo che le prime lesioni sono lesioni come noduli, ascessi e fistole. Possono essere anche poche e localizzate in queste quindi aree. Si sentono perché cominciano. Si sentono, danno dolore, producono pus, ecco perché è suppurativa. Ma quando è all'esordio non è di facile diagnosi, tant'è che noi sappiamo che c'è un ritardo diagnostico di questi pazienti e questo è un motivo per il quale le terapie possono funzionare meno, perché prima si arriva alla diagnosi, più la terapia è efficace. Certo. All'inizio i quadri meno importanti, se subito diagnosticati e se subito si inizia una giusta terapia appropriata, possono avere poi un decorso favorevole. Certo. Nel senso che non si guarisce dalla malattia, ma comunque si tiene sotto controllo. Anche a livello, possiamo anche arrivare a una remissione molto importante di malattia, senza arrivare a quadri che poi possono evolvere. Se vediamo un'altra slide. L'altra slide, quindi la regia ce la manda subito, ecco qua. Vediamo questa che praticamente è come si manifesta poi, come quando si manifesta, è stata già in fase trascurata. Un pochino più avanzata. Mm-hmm. Perché qui vediamo un'ascella dove ci sono lesioni, e dei glutei, dove ci sono lesioni infiammatorie recenti, ma anche degli esiti cicatriziali ritraenti che necessitano sicuramente di un approccio chirurgico. Mm-hmm. Avanti ancora. Vediamo un po'. E qui per esempio vediamo una situazione di un paziente in sovrappeso, addirittura obeso, perché due condizioni che si associano frequentemente sono il fumo di sigaretta, ma soprattutto l'obesità. Quindi l'obesità può portare a questa malattia, perché si sa, insomma, voglio dire, a livello infiammatorio, come ha detto lei, sì, è la causa, ma non solo. E in questi casi c'è da correggere queste situazioni. Se andiamo avanti con la prossima diapositiva, vediamo che quindi il messaggio importante è la diagnosi precoce. Fare diagnosi non è difficile per lo specialista, è importante però che il paziente si rivolga al proprio medico curante da un punto di vista pratico, certo, abbia una richiesta, un'impegnativa per visita dermatologica. Chi di noi è nell'ambulatorio di primo livello è in grado di iniziare i primi trattamenti e indirizzare il paziente a un ambulatorio di riferimento sull'idrosadenitis suppurativa che abbiamo al San Donato, e di attivare anche la collaborazione multidisciplinare con altri specialisti che possono servire, primo fra tutti lo specialista chirurgo. Allora, il dottor Enrico Andolfi, appunto chirurgo che fa parte dello staff del dottor Marco Di Prizio, quando si arriva alla chirurgia che cosa fa? Ecco, mi verrebbe proprio da fare questa domanda semplice ma efficace. Sì, dunque, come ha detto il dottor Cuccia, la malattia è una malattia autoinfiammatoria che però comporta delle problematiche infettive locali, quindi si realizzano degli stati ascessuali o fistolosi nelle sedi cutanee che vengono colpite. Quindi il ruolo del chirurgo è fondamentalmente quello di controllare la sepsi, insomma, l'infezione locale, anche perché l'efficacia delle terapie mediche di cui accennava il dottor Cuccia sono terapie che si possono instaurare una volta che la sepsi è sotto controllo, insomma. Ecco, quindi quando si ripulisce, se venisse l'ascesso va ripulito, no? Dottore, esatto. Scusi, io semplifico. Diciamo, va inciso l'ascesso, ecco. va fatto, nel gergo si dice un debridement, cioè va ripulita bene la cavità e va fatta guarire, si dice, per seconda intenzione, cioè piano piano dal basso verso l'alto. Quando invece il tessuto esita in dei tramiti fistolosi, che è una delle situazioni più frequenti, infatti il nome anglosassone della malattia prevede anche la dicitura fistolizzante, il chirurgo provvede al posizionamento di drenaggini cutanei, che non sono altro che dei sottili fili di silicone che tendono a drenare all'esterno l'infezione e quindi esercitano un controllo locale del problema. Ecco. Poi un ultimo ruolo della chirurgia può essere quello nelle forme non responsive al trattamento, quindi che non risponde, insomma, al trattamento, esatto, dermatologico, sì, e poi voglio dire chirurgico, sì, e chirurgico di minima, diciamo, sì, per cui a quel punto si può fare un'ampia scissione della zona colpita dalla malattia, che può essere ricostruita o fatta guarire per seconda intenzione con varie metodiche, lembi, innesti, insomma, ecco, certo, questo è un aspetto piuttosto specialistico che però, quindi allora dottor Castelli, visto che abbiamo 2 minuti e mezzo alla conclusione, è una patologia che colpisce, come ha detto il dottor Cuccia, per stile di vita, fumatori, ma persone, insomma, un po', sì, in sovrappeso. Però è anche una malattia che, voglio dire, come ha detto anche sempre il dottor Cuccia, che può essere genetica, no? Certo. Sì. Sbaglio? Sì. Ok. Quindi, detto questo,
Quale deve essere il campanello d'allarme? Abbiamo visto le varie fasi che la pelle si trasforma, cioè qual è il campanello d'allarme? Il campanello d'allarme sono le prime manifestazioni, che sono dei piccoli nodulini che tendono a suppurare nelle sedi che abbiamo descritto. Quindi che fanno puzza anche, no? Brava, bravissima. Oh, esatto, scusate, che fanno, se no, che cioè, fanno puzza. Io giuro, è la prima volta che sento parlare di questa patologia. Possiamo aggiungere, mi è venuta in mente ora, una piccola curiosità. Le curiosità sono sempre sì. un po' come dire... il sale. Il sale, esatto. Allora... sono colpite le ghiandole sudoripare apocrine e sono diverse dalle ghiandole sudoripare ecrine, che sono quelle del sudore quando fa caldo. Sì, che si goccia. Ecco, lì non sono interessate queste ghiandole. Le ghiandole sudoripare apocrine, che troviamo nelle sedi dove si manifesta sì, questa malattia, sono delle ghiandole invece che secernono un liquido che odoroso che... Noi siamo sempre mammiferi che negli animali hanno la funzione di richiamo sessuale. Tutti gli animali lasciano la scia odorosa. Certo. Quindi queste ghiandole sono deputate a questo. Quindi questa è una patologia che colpisce queste ghiandole, che secernono di più quando ci sono certi stimoli ormonali, quando per esempio le donne hanno il ciclo e quindi variano a secondo anche degli ormoni sessuali. Questa è una curiosità. È abbastanza complessa, però, insomma. Allora, su una predisposizione genetica, queste ghiandole possono andare incontro a fenomeni infiammatori suppurativi, che come dicevamo, oggi però abbiamo queste terapie che bloccano i mediatori dell'infiammazione che si attivano in queste persone. Bloccando questi mediatori dell'infiammazione prima possibile, toglieremo un po' di lavoro al chirurgo, perché se non lo facciamo, ovviamente la malattia va avanti e poi... Il farmaco che è attivo soprattutto nello spegnere le lesioni in fase iniziale, quando queste sono evolute, meno male abbiamo dei Posso bravi dire chirurghi una cosa? Che ci aiutano. Posso dire una cosa certo. da parte mia, utente, certo. e che queste competenze siano all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ci sono. Quindi basta andare dal medico di famiglia, farsi fare la ricetta, andare e troveremo queste competenze, ribadisco, all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Certamente. Io ringrazio tutti i miei ospiti di averci appunto parlato di questa patologia che vi ridirò leggendo: idrosandenite suppurativa. E grazie ai miei ospiti. Ciao.